Nel frattempo siamo insieme alla nostra Fiordaliso, grazie di essere rimasta e come vi avevo raccontato prima, voglio partire da questa fotografia, da questa immagine. Tu sei quella con il fiocco, vero? Io sono la più grande, siamo noi sei fratelli Fiordaliso, gli ultimi sono i due gemelli. Quelli sulla... I più piccolini sono sulla i due destra. Gemelli. Allora, vediamoli. Allora, questa è l'immagine e da questa immagine parte un ricordo, una storia, parte un racconto, che è quello di tuo fratello. Sì. Che si chiamava? Luciano. Luciano. Luciano è praticamente il più piccolo di noi fratelli. Luciano aveva un brutto male, da noi si dice così in emiliano, per non usare proprio quella parola, si dice così in emiliano, un brutto male al cervello. E quando l'abbiamo saputo, vabbè, l'abbiamo curato, poi ha fatto... Quanti anni aveva? Aveva neanche 40 anni. L'abbiamo curato finché gli ultimi 4 anni sono stati terribili, ha incominciato a non camminare più, a diventare come mezzo pazzo. Finché a un certo punto non ci vedeva più, era cieco, gli hanno fatto anche, secondo me, un accanimento terapeutico. Non c'era più niente da fare, era una pianta. I medici lo sai, fanno quello che e devono. E io non sono d'accordo. Io c'è stato un momento, in quel momento lì, specialmente negli ultimi mesi, che mi ha veramente fermato, un mio amico dottore, perché io gli ho chiesto, dimmi, come posso fare per fare che mio fratello voli in cielo? Perché era un dolore troppo grande, ma non per me, per lui, perché oramai era cieco, non ci sentiva più. Era ridotto una larva, aveva un buco nello stomaco per mangiare. Non è una vita quella, non è una vita. Cioè lo fai soffrire. Io mi ricordo che disse alla dottoressa, ma perché gli fate anche questo buco nello stomaco per farlo mangiare? E lei disse, cosa lo vuol vedere? Patire coi dolori. Allora fagli una puntura che se ne vada senza dolori. Tu lo sai lo che so che questo è un tema, argomento, è un tema molto delicato. Sì. E anche... È un tema molto delicato, però... Che ha diviso, no? Anche che ha diviso, però quando, su tanti casi, quando non c'è più niente da fare, che non c'è proprio più niente da fare, che queste persone soffrono, che non ci sono... Ma perché? Perché? Adesso per fortuna ci sono degli hospice. Cosa hai pensato in quei momenti per tuo fratello? Io in quel momento sarei andata anche in galera per mio fratello. Io in quel momento... Lo facevo io e in quel momento sarei anche andata in galera. Non mi interessava niente. Per me era importante non vederlo soffrire. Perché non puoi, è inumano. Per lui, non per me, per lui. Io gli ho fatto gli ultimi 3 giorni, quando la dottoressa chiedo mi ha detto, silenzio, scusatemi, io non forse sento delle persone. Quando... Pensa che il pubblico ti sta ascoltando e sta anche commentando quello che sta dicendo, certo. No? C'è stato gli ultimi 3 giorni che c'era... La dottoressa che ci aveva avvisato, ci aveva detto oramai siamo alla fine. E io stavo facendo teatro in quel periodo lì e di notte facevo io la notte. Lui si chiama Luciano ed è morto, lo chiamavamo Lucio, è morto il giorno di Santa Lucia. Se l'è portato proprio via. E di notte lui vedevo che lui non voleva mai chiudere gli occhi, non voleva chiudere gli occhi, io non capiva niente oramai, io gli mettevo il mio piede, me lo ricordo, sul letto e gli dicevo dormi che ci sono io, non ti preoccupare, dormi che ci sono io. Ma perché questa sofferenza è inutile? Quando con una puntura lo puoi far dormire e non farlo soffrire? Quando non c'è niente da fare, questo che dico io. È chiaro, lo so. Fiordaliso, questo è un tuo pensiero, non è il pensiero di molte persone, ad esempio non è il mio pensiero, io non la penso come certo, te. Certo, lo so benissimo, io invece la penso così. È quando chiaro non che c'è io più niente rispetto da fare. Il tuo dolore e la tua storia, la tua testimonianza, credo che nella sofferenza ognuno di noi reagisca in maniera diversa. Tu sei anche molto religiosa, io non so se lo sono. Questa è la differenza. A me piacerebbe molto credere in Dio, mi piacerebbe che qualcuno mi illuminasse. Io sono una brava cristiana, nel senso che guai che mi tocchi i miei figli, guai che mi tocchi i genitori. Tu lo sai che non c'è miglior credente di chi cerca davvero Forse, Dio. Forse, non lo so, però io la cerco.
avrei bisogno di qualcuno che veramente mi aprisse il cervello, perché penso che starai meglio, no? E io invece so che tu ci credi molto. Lui era Luciano e se n'è andato dopo un lungo e doloroso calvario. Sì, un calvario vero. Sai che quando arriva un ospite qui da me, io porgo la mia mano, perché a volte nei viaggi, nei ricordi, anche nella sofferenza, non me la dare la mano così. C'è sempre una forza, no? Una forza per andare avanti e per continuare. Guardate. No. Io avevo voglia, sai, di coccolarti un po', di averti qui con me. Non dirmi un'altra cotta ormai, no, non è possibile, forza ripetilo, sono l'unica per te. È tardi ma so che tu mio Lucianino era anche il più buffo di tutti. E pensa che destino, è l'unico dei miei fratelli che non si è mai sposato e che non ha avuto figli, perché noi siamo una famiglia grande con tanti fratelli. Lui è l'unico che non ha mai avuto figli. Io sono sicura che se lui fosse qua vorrebbe vederti sorridere, essere ma forte. Ma non lo potrò mai dimenticare, Luciano. Felice. Ma io sono felice perché io lo penso sempre vicino a me. Chi è che non ha perso un parente, no? La vita va avanti lo stesso. E quando vuoi tanto bene a una persona c'è sempre un po' di malinconia, guai se non ci fosse. Quando il momento tocchi in quel momento l'argomento, è normale che ti viene una lacrima perché hai voglia di rivederlo, perché se n'è andato via troppo presto, perché se n'è andato via soffrendo. Ti piacerebbe avere altre cose, però la vita è così per tutti. Magari fosse sempre rosa. Grazie, Fiordalisa. Grazie per essere stata con noi. Grazie oggi a te. E per aver condiviso queste emozioni. Grazie. Non banali, devo dire, perché sei una persona splendida, una bella anima, forte e mai banale. No, grazie Fiordalisa. Grazie.